Azzardando un paragone, si può dire che i preraffaelliti siano un po' i Beatles della storia dell'arte. Giovani ribelli capaci di reinventare ciò che già esiste, rendendolo un nuovo, grande classico. La rivolta preraffaellita comincia a Londra nel 1848, quando 7 artisti britannici, tra i 19 e i 23 anni, si uniscono in una confraternita. Giovani, ma con un obiettivo ambizioso: rinnovare la pittura inglese. I nostri rivoluzionari rifiutano le convenzioni dell'arte successiva a Raffaello e guardano indietro ai maestri italiani del 300 e 400. I preraffaelliti cercano ispirazione nell'arte del passato per creare qualcosa di moderno. Non a caso Oscar Wilde regala a questa fase l'appellativo di Rinascimento inglese. L'esposizione ospitata dal Museo Civico San Domenico di Forlì racconta questo nuovo Rinascimento, iniziando con i modelli che l'hanno ispirato e concludendo con gli artisti italiani che a fine Ottocento ne sono stati influenzati.